Alice in una casa delle bambole, un carosello umano, un cuore artico e un cappuccino con le gambe al posto della cannuccia? Oggi condivideremo le idee più incredibili e divertenti per i tuoi post su Instagram. È ora di pubblicare una nuova foto, ma non le solite foto. Cosa potrebbe succedere se chiamassi in aiuto gli amici con gli smartphone? Sdraiati sul divano. Metti i tuoi amici con i telefoni a una distanza più o meno simile tra loro. Inquadra la tua amica e fai clic sulla fotocamera. Il risultato sarà una foto di 5 parti differenti. Assembla il puzzle con i telefoni. Davvero stupefacente! Scatta una foto con il tuo telefono e pubblicala su Instagram. Un divertente puzzle fotografico ravviverà il tuo profilo. Chiama i tuoi amici per un'altra foto divertente. I ragazzi forti faranno da supporto. Appoggiatevi l'un l'altro per creare questa struttura. Dai al fotografo un grande specchio e una fotocamera. Inquadra i tuoi amici nel riflesso dello specchio e scatta una foto ricordo. Ora hai una foto con un vortice di persone. L'importante è scattare la foto molto velocemente, perché questa posa non reggerà per molto tempo. È tempo di ricordare la tua infanzia e divertirti! Che ne dici di nuotare in una piscina di palline? Sdraiati, scava in profondità e copriti gli occhi con le palline. Chiedi a un'amica di scattare più immagini possibili da diverse angolazioni. Puoi fare facce buffe o una posa seria. Cerca di usare al meglio la tua immaginazione. Le palline multicolori saranno oggetti di scena eccellenti per delle brillanti foto. Le migliori idee per scattare foto magnifiche di solito nascono spontaneamente. Anche se stai mangiando una semplice mela, la tua amica potrebbe vedere qualcosa di più di un semplice frutto. Mordi una mela da entrambi i lati e posizionala davanti all'obiettivo. Cerca l'angolo corretto per far sì che la mela copra la parte superiore del corpo della tua amica. Il risultato sarà una foto divertente travestita da mela. Per questo trucchetto avrai bisogno di lecca lecca e vecchi collant. Estrai un filo di nylon. Avvolgilo sul bastoncino del lecca lecca. Fissa i lecca lecca su un'asta di legno. Posiziona l'asta con i lecca lecca davanti alla fotocamera e scatta una foto. Il filo di nylon non è visibile e sembra che i lecca lecca si stiano librando nell'aria. Davvero divertente! Guarda, è inverno! Per scattare una foto originale ti servirà una tazza di cappuccino ghiacciato. In poche parole, riempi la tazza di neve. Chiedi alla tua amica di tenerti le gambe o semplicemente sdraiarsi e sollevarle. Metti la tazza in modo che le gambe sembrino sporgere dalla neve. Scatta una foto! Ecco cosa significa essere ricoperti di neve! Garantiamo il grande successo di questa foto! Oltre al tempo da neve, per la prossima idea avrai bisogno di una mensola di vetro del frigo. Coprila con uno spesso strato di neve. Disegna un cuore nel mezzo. Guarda attraverso il vetro e scatta una foto. Il vetro e la neve ghiacciati creano un effetto affascinante. Ecco un originale amore di ghiaccio! Ci sono giorni in cui è impossibile guardare il tuo feed di Instagram senza piangere. Qualcuno è in giro alle Maldive, qualcun altro si sta scaldando a Bali. E noi cosa abbiamo? Praticamente niente. Aspetta, so io cosa fare. Apri le foto sul tuo PC con i luoghi che ti piacerebbe davvero visitare. Avvicina le mani al monitor e piega gli indici. Scatta una foto delle tue dita con lo sfondo di una palma tropicale. Sembrano davvero le tue ginocchia. Ripeti questo trucco con altre parti del tuo corpo. Tocchiamo la Torre di Pisa!
Visita il Museo Van Gogh ad Amsterdam e leggi un libro sulle rive di un pittoresco lago. Pubblica il tuo servizio fotografico in tutto il mondo e preparati per i sorpresi commenti dei tuoi follower. Non dire a nessuno che hai viaggiato senza alzarti dal divano. E ora un Insta trucco con un vecchio CD. Fai a pezzi il CD. Prendi della carta colorata e tagliala a pezzi. Prendi un foglio di plastica e attacca i pezzi di CD e di foglio colorato. Fatto! Puoi invitare la tua amica a fare una sessione fotografica. Spegni la luce e accendi la plastica con una torcia. La luce viene riflessa dalle particelle dello specchio e adornano la foto con splendide sfumature di colore. Il controluce crea un effetto favoloso e conduce la modella nella terra delle gemme magiche. Bello! E ora avrai bisogno di un palloncino pieno di glitter e un ago. Dirigi la videocamera sulla tua amica e avvia le riprese. Fai scoppiare il palloncino con l'ago. Glitter e coriandoli volano in direzioni diverse. Scarica il video nella tua storia di Instagram e seleziona la modalità riavvolgi. Vediamo che cosa ottieni. Wow! I palloncini si materializzano nelle tue mani attraverso centinaia di particelle colorate. È semplicemente magico! Per questo trucchetto avrai bisogno di un foglio di cartone, un nastro adesivo largo e qualche metro di carta da parati. Fissa il cartone alla parete, copri l'angolo con carta da parati. Il risultato assomiglia a una piccola casa, per il mio cucciolotto e me. Bubu, è così accogliente qui! Prendi dei mobili giocattolo e la tua bambola. Appendi una foto sul muro. Disponi sedie e divani e mettici sopra le bambole. Un vero adulto potrebbe sentirsi ristretto in una casa così piccola. C'è spazio sufficiente per bambole o piccoli gnomi. Mi sento come Alice nel Paese delle Meraviglie. Metti le mani sui muri e crea delle foto a tema. È così divertente sentirsi come un enorme gigante. Non importa quanto tu provi a scattare foto alla tua amica, ci sarà sempre qualcosa che non va. Soprattutto perché non impressioneresti nessuno con una semplice foto. È ora di lavorarci sodo! Per questo trucchetto avrai bisogno della torcia del tuo telefono e un piccolo colino di metallo. Usa il colino al posto di un filtro. La luce che è troppo forte si disperde. L'immagine risulta morbida e meno contrastata. Davvero bella! E per la prossima idea avrai bisogno di un pezzo di tenda di pizzo e la torcia di un telefono. Non è una buona idea scattare foto in condizioni di luce intensa quando non hai dormito abbastanza. Meglio rendere meno violenta la luce. Punta la torcia sul pizzo per creare una luce morbida e accogliente per una foto davvero suggestiva. Quando ci mettiamo di fronte a una telecamera, spesso dimentichiamo che non sono solo i vestiti e il trucco a essere importanti per un buon scatto, ma anche la stessa posa. Ad esempio, mettere le mani sui fianchi e sorridere ampiamente alla telecamera non è affatto una posa di successo. Il segreto è di apparire il più rilassato possibile, in modo che la foto venga percepita come un fermo immagine della vita di tutti i giorni. Sorridi, sguardo lontano e gioca con i tuoi capelli. Non stringere le mani a pugno mostrerebbe la tua tensione. Rilassa le mani e posizionale un po' più lontano dalla faccia. E mentre scatti una foto su una sedia, non dimenticare la postura. Rilassati e abbassa le spalle. E ricorda, sei unica. Ti sono piaciute le nostre idee? Quale foto posterai su Instagram? Scrivilo nei commenti! Metti mi piace a questo video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, in modo da non perdere i migliori fototrucchi di Trum Trum!